Ragazzi, finalmente è uscita la prima console next gen in commercio ufficialmente. In realtà sono due, la serie S e la serie X. La serie X più potente con lettore ottico, la serie S meno potente e senza lettore ottico. Ed oggi qua abbiamo il primo player next gen, perché quello da Play 5, diciamo, ci sono ancora dei dubbi, quindi non era ufficiale. Mentre lui è ufficiale, è uscita ieri se non sbaglio. Per l'occasione ho messo tutto al massimo, anche se in realtà non penso sia così l'Xbox, perché ha l'RTX, 4K. Però il PC a più FPS secondo me è anche più prestante, non lo so. E mi raccomando, se volete aiutarmi, supportarmi, giocare con me e entrare nel team, codice creatore, dillo te. Diego trattino abusivo. Bravissimo ragazzi, lui mi ha contattato su Instagram perché ho fatto una storia chiedendo: ragazzi, chi è che ha la nuova Xbox? Lui mi ha fatto vedere che utilizza il codice creatore più abusivo e più forte di tutti. E niente, ed è qui. Mostrami la tua potenza e mostrami la potenza della nuova Xbox. Ci vediamo tra poco. Guardate l'acqua, guardate la nebbia, umidità di lago, non lo so. Guardate i lampi in lontananza, perché non compaiono, che è comparso, pazzesco. No, in realtà è PC che ho messo tutti i settaggi al massimo, però dovrebbe essere molto simile alla nuova Xbox. A parte gli scherzi, torniamo a noi. Come ti trovi con questa nuova console, bro? Mi trovo molto molto bene, molto molto bene. Da quello che so, 60 fps bloccati però, vero? Hanno fatto una cosa pazzesca con la grafica, però 60 fps, perché? Perché Epic Games? Molta gente ha comprato monitor appositamente per giocare con le nuove console a 120 Hz e hanno bloccato Fortnite a 60. Speriamo in un aggiornamento futuro. Eh sì, è una cosa rentuscena secondo me, perché pure io me l'ho già preparato. Speriamo in bene. Comunque, nonostante siano 60 fps come le vecchie console, immagino che sia tutto più fluido e costante. Confermi? Se no non sarebbe cambiato nulla. Beh, a parte 4K. Confermi? Se da dove giochi? Beh, che monitor giochi? Uso il monitor 144 Hz e 1080p. Ah, quindi praticamente sei rimasto fregato. Cioè giochi 1080p, sì. Però almeno l'input lag com'è? Perché le vecchie console lo avevano molto, eh. Com'è l'input lag del pad? L'input lag ne sento molto di meno, dovrei molto di... Vabbè, è molto più potente in realtà. È uscito quanti anni? 7 anni dopo, 6 anni dopo della... Tu, a proposito, dove giocavi prima? PlayStation 4? Dalla One, quindi sempre... Ah, ok, tu hai preso la Series X perché sei un fan Microsoft allora, bro. Sì, sì, mi è sempre piaciuto più Xbox. Sì, sempre piaciuto più Xbox. Diciamo la verità, la Series X è molto più potente, più prestante, più piccola, silenziosa della nuova PlayStation 5. Solo che c'è disinformazione, purtroppo in Italia è così. Molti bambini dicono che la Xbox fa schifo, è più potente la Play 5. Perché? Io ho fatto un sondaggio. Ragazzi, preferite la Play 5 o l'Xbox Series X? Mi avete risposto in tantissimi dicendo: prenderò la Play 5 perché l'Xbox fa schifo, è meno potente. What? In realtà è al contrario, la console Microsoft è più prestante in tutto. E anche l'hard disk osannato pubblicizzato dalla Sony risulta essere più veloce quello della console Microsoft. Quindi non capisco queste affermazioni, che sono più miti adesso. 22, attenzione. Distrutto, 117 in testa. Ma un altro, ma quanti sono? Un'altra kill, dai, andate un'altra ancora. Non ti ho sparato il pompo, è scarico. Salvati, bro, salvati. Quanta gente c'è? Non hai cure. Hai le shockwave, ottima mossa. Mitraglietta, pad player si sta chiudendo. Ragazzi, ma quanta gente c'era? Hai rischiato tantissimo. Non sei per niente ma... okay, addio, sei morto. Fidati che sei morto, bro. Ragazzi, confido in lui ma sta missando un po' troppo, eh. A proposito, poi ti faccio una domanda sul pad 99. Missa? L'avversario non ammazza? Mamma mia, si salva invece. Si salva, l'avversario aveva finito i mazzi per fortuna. 3 kill ragazzo, tutte insieme. Ah sì, è un'altra partita perché prima è crashato. Spero non sia la nuova console. No, non è la nuova console, la mia connessione fa letteralmente cagare. Meglio così, bro, sale bestemmie. L'hai appena comprata l'Xbox. A proposito, in realtà ho visto dei video di vari youtubers che hanno l'Xbox Series X in fumo. Cioè praticamente ha preso a fuoco. Ma anche di PlayStation. In realtà è quasi normale, perché chi compra il Day One è un po' pazzo, eh. Escono sempre console un po' difettose. Cioè da aspettarselo. A proposito, visto che è missato un pochino, come ti trovi con questo nuovo pad? Cioè già quello della One era perfetto secondo me. Secondo te è migliorato? Sì, secondo me è migliorato, perché mi devo un pochino abituare, essendo un pochino più diverso. Però in linea di massima sono riuscito a migliorare la perfezione. Sono riuscito a migliorare la perfezione. Qua sono parole grosse che volano, eh. Parole grosse di un player da Xbox. Quindi tu reputi il pad dell'Xbox, della console Microsoft, migliore di quello della Sony, immagino.
sì, non posso dire a merito della PS5, ma quando ho provato quello della PS4 mi ha fatto veramente... No, lascia stare. Piccolo. Bro, lascia stare. Quello della Play 3 era osceno, senza neanche i grilletti. Quello della 360 era 150 volte superiore. Quello della Play 4 migliorato con i grilletti, ma quello della One era superiore. E sembrerebbe che questo della Play 5 sia ottimo. Da provare. Da provare sicuramente, perché offre un'esperienza fantastica. Però c'è da dire una cosa sulla nuova Xbox. L'abbiamo sannata, abbiamo sempre parlato bene, perché effettivamente è migliore della Play 5 a livello di potenza. Ma se avete un PC prestante... Cosa? Ma... Granate. Oddio no, era troppo tempo che non vedevo questa scia nelle granate. Questo ti ha distrutto, bro. Questo non è male. Bro, non puoi morire. Attenzione, un po' di retake in pubblica con un ping assurdo. Materiali ne hai non troppi. Riesci a prendere le ground, non è vero? Bro, stai attento, potresti morire. Però non sembra male, ragazzo, Attenzione, così cattivo. Ok, ti ha distrutto, sei morto. Concentrati. Te ne esci così? Io lancerei le granate alla base. Fai il pazzo? Fai il kamikaze? Ah, proprio così le lanci? Questo starà scendendo sicuramente. In qualche modo. Dov'è? Stai attento, bro. Un colpo in HS. 31 anche te, bello. Lui è ancora shieldato. Però sarà full di vita a differenza tua. Concentrati. 44, perfetto ragazzi, se se lo fa io esplodo. Granata. Bro, ti stavi per prendere te. No! Quanto 34. Non ci credo, però GG, te la stavi giocando molto bene, GG, te la stavi giocando molto bene. Next. 9 persone rimaste, 8 nemici. Qua domanda importante, ma da quale Xbox stai giocando? Series S? O X? Dalla serie S. Dalla serie S? Quindi cosa cambia a parte il lettore ottico? In realtà quasi niente. Ok, è meno potente. Ok, è meno prestante. Perché tu l'hai comprata? Perché hai preso questa invece che la X? Credo che sia più economica. Uno, due. Non ci sono molte queste grandi differenze. Da quello che ho visto. Cosa giochi te in realtà? Gioco soprattutto a FIFA. A FIFA? Giochi a FIFA? Seriamente? Raga, dal 4 dicembre uscirà la versione next gen, tra virgolette. In realtà hanno cambiato solo la grafica e migliorato qualche animazione. Sarà ancora cross gen, visto che la vera next gen la vedremo con il FIFA 22, fidatevi di me. Però ho visto già degli screen e sono pazzeschi. Cioè, hai visto i capelli di Joe Felix? Oppure i capelli... Cioè, i capelli, ragazzi, stiamo parlando dei capelli su FIFA. Però è una grafica pazzesca, tu l'hai visto? Anche Arnold? Okay. Cosa te ne pare? Sinceramente credevo fossero foto reali. Questa era facile da prendere. Seconda cosa stavo dicendo. Oh no. Stavo dicendo, c'è il potere. Stavo dicendo, quante kill hai? Non mi ricordo, bro. Ti ho scammato. 5 kill. Comunque stavo dicendo, cosa molto importante. Se avete un PC prestante, è quasi inutile prendere la nuova Xbox, perché tutte le esclusive... Bellissimo, quante... L'hai distrutto. Ok, è andato. Ma mi fai venire il discorso? Stavo dicendo che se avete un PC buono, ma anche un PC normale, è quasi inutile prendere l'Xbox, perché tutte le esclusive usciranno anche su PC e sicuramente gireranno meglio. Almeno che non abbiate un PC scrausissimo. Però raga, fidatevi che su PC, come sempre, i giochi girano meglio, più FPS. Risoluzione ormai no, perché anche la nuova Xbox è 4K. Però fidatevi che girano meglio. Se volete la Play 5 per le esclusive. Ah, c'è amico Fritz and Walden, ma per le esclusive. Io naturalmente, essendo uno che... Cosa stavano facendo nel cespuglio? Comunque stavo dicendo, io che non gioco le esclusive, che non gioco molti videogiochi, che non ho tanto tempo, prenderò la Play 5 lo stesso, perché ho un PC abbastanza decente, tra virgolette, ma lo migliorerò sicuramente. Ma soprattutto per FIFA, visto che... Dove stai guardando, bro? Ti sta dietro? Visto... Ma è il mio audio alto? Che comunque stavo dicendo, visto che FIFA su Play ha molte più persone, quindi a livello competitivo, a livello pure di mercato, è molto meglio che su Xbox. Purtroppo, perché è così, raga, il marchio Play è più potente per adesso. Ma pure Twitch. Però ne c'è spuglio. Wow, bello, brother. Ma cosa stavo aspettando quello? Dai, pazzesco. Comunque, GG, brother, non sei per niente male. Eri un po' emozionato all'inizio, si vedeva, vero? Si vedeva, sì, un pochino, sì. Non riuscivo a giocare e poi ti sei tipo sciolto incredibilmente. Diego, prima di concludere una cosa, voglio sfidare quel maledettissimo PS5 player. Lo voglio distruggere, quel nabbo. Ma perché questo? Ok, ma lo distruggi, perché, raga, fatemi sapere nei commenti secondo me chi è più forte, ma non c'è ombra di dubbio. E perché lo vorresti sfidare? Cioè, il senso, bro? Voglio dimostrare che l'Xbox è superiore. Ma senso, non si dimostra. Tu forte! Però 5.000 like e si farà la sfida. Voglio vedere le scuse che inventerà il PlayStation 5 player.